Come promesso, oggi sto in sottoterra. Però ho alcune cose da dirvi. Le fasi di scavo possono risultare per alcuni noiose e fastidiose, quindi io adotterò questo sistema di gioco. Prima di tutto, le fasi di scavo prolungate dei materiali comuni di solito o le taglio o le velocizzo. In questa sequenza le velocizzerò. Se invece voi preferite vederle tutte, oppure volete che faccio dei tagli certosini nei momenti giusti, basta che me lo scrivete nei commenti e cercherò di esaudire le vostre richieste. Per quanto riguarda le musiche, continuerò per un po' a tenere quelle là originali. Nei prossimi, più avanti, invece le cambierò. Esempio, le fasi di costruzione oppure di sistemazione degli oggetti all'interno delle chest, in quel caso opererò dei piccoli tagli nel momento in cui apro e chiudo la chest, in modo da non far sembrare la cosa troppo noiosa. Ok? E adesso iniziamo a scavare in modo massiccio. Quindi preparatevi a un'alta velocità d'azione. Sia chiaro che tutto questo materiale che sto scavando non è che lo scavo così per niente. Voglio fare casa e voglio materiali pregiati. Adesso mi toccherà scavare, raccogliere tutto il materiale che ho scavato e poi dovrò eliminare questo bel tappetino di ghiaia che mi riserva delle belle sorprese, finalmente. Era tempo che non vedevo questo amico. Il solo problema che sto riscontrando fino adesso è che mi chiedo a che scopo procurarmi tanta selce se non ho le piume. Il momento continuo a scavare l'andesite e dopodiché cercherò di scavare il ferro che ho trovato e che per mia fortuna è anche abbondante da quello che riesco a vedere. Speravo anche in qualche altra cosa, tipo carbone, che mi serve. Perché tutto sto ferro è buono, però vorrei evitare di bruciare sul fuoco i miei alberi. Ecco. Devo procurarmi degli altri picconi, per cui, scusatemi un attimo, cerco di fare in fretta. Per il momento metto a cuocere il ferro che ho trovato e poi dopo, con calma, mi costruisco un po' di picconi. Prima forse è meglio che però mi faccio un accesso perché ho troppa roba nell'inventario. Ripongo un po' di cose e poi si comincia. Faccio veloce, come avete visto, e sarò velocissimo. Ho ripulito l'inventario e ho messo a posto i materiali. Adesso mi faccio questi piccoli gradini che mi permettono di salire più agevolmente risparmiando le forze e così le cose diventano molto più pratiche e sicure.
vaffanculo. Mi sa che devo eliminare questi mattoni per poter mettere il gradino a posto. Ok. E adesso mi posso dedicare finalmente alla raccolta di questo caro amico ferroso che non vedevo da un po'. Ah, mi sono ricollegato con l'altro lato della caverna. Benissimo, è tutto un collegamento. È comodo, almeno avrò un modo più pratico di risalire. Metto i miei gradini qua e risalgo con agevole, in modo più agevole. Ora è arrivato il momento del ferro. È bello attendere per avere le cose che vuoi. Dà più gusto al momento della presa. Un po' come le donne. Le coltivi, le fai innamorare, le fai desiderare e alla fine ti prendi il loro frutto, maturo e succoso. Anche se io purtroppo con le donne sono un vero bastardo. Non bastardo perché le tradisco o le uso. Sono un bastardo nel senso che molte donne mi chiedono di essere quello che non sono. Però se voglio avere un rapporto con loro, devo diventare quello che voglio. Quindi cerco di accontentarle, cerco di essere quello come loro mi vogliono, come mi desiderano. Fingo di essere quello che non sono per potermele tenere vicine, quindi tecnicamente le inganno. Ma visto che loro non mi vogliono, hanno bisogno che io sia in modo differente, che altra soluzione ho se non quella di fingere di essere quello che loro desiderano? Tutto e basta. Un po' come questo gioco, che finge di essere un gioco in cui con l'impegno e la volontà puoi raggiungere degli obiettivi, ma alla fine, in ogni occasione, cerca di mandarti all'altro mondo. E da questo punto di vista mi piace molto. Ok, eliminati questi preamboli che non c'entrano un cazzo con il gioco, vediamo di sistemare alcune cose e scendiamo nell'antro oscuro. Finalmente entriamo in una fase di gioco di esplorazione sotterranea. Sperando che ci siano scheletri, sperando che ci siano zombie, sperando che ci siano quelle emozioni che ti fanno desiderare di essere vivo. Magari dopo che scampi a una situazione difficile, un po' di piacere, alla faccia della cascata. Sarà un casino topparla. Quando si dice la fortuna, desideravo tanto carbone e alla fine l'ho trovato. E ho trovato anche scheletri. Bene, 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 bene. La prossima puntata sarà molto intensa, ve lo posso garantire. Ciao.